I diritti di utilizzazione economica, al contrario dei diritti morali, invece sono diritti nati per essere ceduti. Il loro lavoro è proprio quello di essere ceduti per contratto, sennò non servirebbero a nulla. E infatti la loro vocazione è quella di consentire all'autore di remunerarsi della sua creatività. Cioè colui che di lavoro fa il creativo, uno scrittore, un pittore, un fotografo, uno sceneggiatore, cedono questi diritti ad altri soggetti, case editrici, agenzie e via dicendo, in cambio di una remunerazione che può essere sotto forma di royalties o di una quota cash stabilita per contratto. E appunto grazie a questi diritti loro riescono a campare, a vivere sostanzialmente. Ecco perché si chiamano diritti di utilizzazione economica.